giornate grigie, fredde, tipo quelle di oggi, così mi ha detto mia mamma. E niente, il caro di paratina è che è mio papà, questo bel giovane, quando lavora a Reggiane, alto, aiutante, e anche fatto poca fatica a trovare la più bella ragazza del paese di Viviano. Allora, lei ha anche scritto, mi diceva. Vuole partire da leggere questo o vuole raccontare un po' più a braccio? Posso anche raccontare a braccio. Come preferisce lei? Allora, mio papà è nato da una famiglia poverissima e in quel periodo a Bologna esisteva, credo che esisti tuttora, un istituto che raccoglieva i ragazzi di famiglie poverissime per dar loro un'istruzione e anche una formazione professionale. Detto questo, lui era uno di quei 200 ospiti che c'era. E qui a inizio proprio cominciamo la storia. E mamma rimasta vedova ha chiesto all'istituto se poteva far rientrare il figlio perché non ce la faceva più. Era rimasta vedova, il lavoro l'aveva perso, quindi aveva bisogno di una forza lavoro. Rientrato dall'istituto, non trovava lavoro a Viviano perché le idee non erano quelle del regime e a Viviano, paese piccolo, si conoscevano tutti. Poi lui era a Bologna, aveva studiato, quindi non era indottrinato come quelli di Viviano, no? Detto questo, non trova lavoro, però ha trovato quella che poi è diventata mia mamma, la più bella ragazza del paese. Il papà di Francesca, mia mamma, no, lavorava alle Reggiane e allora ha detto: Piero, se vuoi venire, no, io cerco di farti assumere, insomma, non è che sono così, no, perché anch'io ho le idee contro il regime, quindi faccio fatica, né? Siamo da quell'altra parte. Però, nonostante tutto è andata bene, l'hanno preso questo ragazzo. Tanto aveva un titolo di studio, perché aveva fatto le professionali a Bologna, all'istituto, no? E così, però gli hanno fatto fare uno di quei lavori che non erano proprio gratificanti, insomma. Doveva lucidare attraverso la carta vetro a mano, no? Tutte le parti in legno di una carrozza. Però, insomma, il bisogno c'era, era impellente, bisognava guadagnare, quindi si è adattato. Quando è nato il papà? È nato il 4 ottobre del 1920. E quando è che è entrato a Reggiane? Nel 1938, diciamo circa 18 anni di circa. E siamo rimasti che il papà Giorgio di Francesca, mia mamma, no, lo fa assumere. E poi succede questo episodio qua, che è la sorella di mio papà, diciamo in realtà sorellastra, perché sono sorelle da parte di papà, e andava a lavorare dall'ingegnere direttore generale delle Reggiane, Bischi. Allora gli ha chiesto se per piacere poteva, a Uccelli Pietro, che è il fratellastro, dice, fargli fare un lavoro un po' più lineamente sul titolo di studio, insomma. La cosa avvenne, quindi gli hanno fatto cambiare reparto e l'hanno messo in una... nel reparto di meccanica di precisione nella costruzione degli aerei. Quindi lì lui era tutto contento, no? La paga era aumentata, no? E però i mesi passano e cos'è successo? È maturata l'età per andare a militare. Però io ero già in gestazione. Allora, quando è andato a militare, io ero appena nato, diciamo, no? Pochi mesi, in un paesino della Sicilia addirittura. Dopo di 8-9 mesi gli hanno dato una licenza, è ritornato, io avevo circa un anno, da quella volta lì non l'ho più visto fino a settembre del 1946, perché lui ha dovuto abbandonare il lavoro per andare a militare, ha abbandonato la moglie, un figlio, la mamma, così, no? È andato a militare, però nel 43 hanno chiesto, attraverso anche un documento che io conservo, e hanno chiesto di
come si dice, di aderire al movimento fascista, un nazifascista. Lui ha rifiutato e perciò l'hanno portato direttamente in Germania in campi di concentramento. Eravamo nel 43, da lì è venuto a casa il 46 a settembre. Un episodio, gli ultimissimi giorni, quando gli americani hanno bombardato il campo di concentramento dove lui era. Dove era? Era Dortmund in Germania, no? Gli hanno un episodio un po', insomma, è stato ferito da una pallottola tedesca. Per salvare un compagno hanno sparato e lui è stato ferito. Nonostante la gamba ferita, di una gamba, è riuscito a fare quei 3-4 km per arrivare agli americani, capo degli americani. Lì l'hanno curato, gli hanno salvato la gamba, però ha dovuto rimanere 3-4 mesi agli ospedali militari. Quindi lui è rientrato alla stazione di Viviano e io, che avevo circa 5 anni e mezzo, mio zio mi ha portato in stazione in bicicletta e mi ha detto: quello tu puoi fare. E lei non se lo ricordava? No, avevamo visto delle foto, però era 1,80, 80 kg e è venuto a casa che era 52 kg, quindi era irriconoscibile, no? Mangiare le pelli di patata. E adesso però ritorniamo alle Reggiane. Allora, siamo nel 38, questo ragazzo, no? Entra dentro in fabbrica e non aveva mai lavorato naturalmente, però cosa succede? Che non gli vanno bene delle cose dentro la fabbrica. Una, per esempio, era la multa che gli davano se per un attimo veniva scoperto a parlare con un altro operaio. Conservo ancora la ricevuta di una multa pagata. Poi un'altra cosa era, per esempio, lui partiva da Viviano in bicicletta per andare tutti i giorni a lavorare a Reggio, no? Allora c'erano delle giornate fredde, brutte, qualche neve addirittura, insomma, se arrivava anche 2 minuti solo in ritardo gli toglievano un'ora. Insomma, lui era una persona che aveva l'idea della libertà dentro, la giustizia sociale, e il regime non gli andava proprio bene. Però il bisogno c'era, si è dovuto adattare. Però dopo, grazie anche all'ingegnere Vischi, no? È andato a fare un lavoro che gli piaceva, insomma, e lì costruirono gli aerei. Quindi lui aveva studiato, aveva fatto le scuole professionali, quindi si è dato da fare, insomma. Purtroppo però è dovuto andare al servizio militare, dico purtroppo perché per la nostra famiglia non l'ho più rivisto, e grazie di è ritornato a casa con 32 kg in meno, è ritornato. Ma quindi lui quando lei era in gestazione è partito militare? Sì, a un anno circa ci siamo rivisti in licenza militare lui, okay. No? E dopo l'ha rimandato giù in Sicilia? Esatto, come militare. Addirittura c'è stato un momento che doveva andare in Africa, perché dalla Sicilia partiva in militare per andare in Africa, solo che un suo tenente che era di Reggio, pensi, gli ha consigliato di mangiare un po' di satira, per farla ridere, ma per non piangere, per avere poi in conseguenza l'appendicite e rimanere a casa all'ospedale e non andare in Africa. Infatti quelli che sono andati in Africa, 90% non sono più ritornati, gli altri 10 sono morti poco dopo con delle malattie prese là. Quindi lui, insomma, ce l'ha fatta. E lei che cosa ha significato secondo lei la vita degli Reggiani? Cosa ha significato nella storia di suo padre? Allora, due cose. Una, secondo me, che per lui era la più importante, era un posto dove gli operai si potevano aggregare e parlare tra di loro dell'ingiustizia che stavamo vivendo, che stavano vivendo loro. No, io sono talmente preso, mi sembra che ci sia qualche io. Comunque stavano vivendo un'ingiustizia sociale, no? Una dittatura, poi soprattutto 38, 39, insomma,
po' prima della guerra era ancora peggio. Per esempio, mio nonno, che è il papà di mia mamma, no? Che è quello che gli ha trovato il posto in un posto in officina, non volendo prendere la tessera, una sera hanno postato sul piatto la frazione di Bibbiano e gli hanno sparato 3 colpi. Uno l'hanno preso sul gluteo e gli altri 2 la canna della bicicletta. Però né lui né mio papà non hanno mai preso la tessera, nonostante quello sono andati a lavorare lo stesso. Però l'ideale che ho avuto è stato molto importante, cioè lasciare la famiglia, il figlio, per un ideale è stato molto importante. Secondo me questo riconoscimento in questi pochi giorni gli è stato riconosciuto, è venuto questo riconoscimento, dandogli una medaglia di valore, perché persone così, insomma, meritano di essere ricordate. Ma quando lei dice lasciare la lei, sua madre, quando lei parla di questo, no? Intende che lui è andato in Sicilia congedo, insomma, la Vicenza, poi è tornato in Sicilia. E lì cosa è successo? Cioè, dalla Sicilia come ha fatto ad andare in Germania? Allora, nel 43 il suo distaccamento è stato trasferito a Piacenza. Lì c'era un proprio concentramento nazionale di militari, no? E lì gli hanno fatto, cioè gli hanno chiesto di firmare un documento che già abbiamo agli atti. E questo documento dice: volete aderire al sistema? E lui ha scritto no. Allora quelli che hanno scritto no li hanno portati in Germania. Però noi non l'abbiamo potuto vedere, perché dalla Sicilia è stato trasferito direttamente a Piacenza e da Piacenza col treno l'hanno portato in Germania. Quindi noi l'abbiamo saputo dopo. Se dovessi chiedere che cosa ha spinto lei? Cosa mi ha spinto? Esatto, a cercare la storia, la carta che lei ha fatto richiesta della cartella di suo papà, immagino. Cosa voleva trovare? Quali erano le domande che si faceva? Allora, quello che mi ha spinto è lo stesso motivo che mi ha indotto a scrivere uno dei miei libri, cioè dedicare a mia nipote questo libro, nel quale racconto i valori che sia mio papà e la mia generazione, e io in particolare, perché la storia è, diciamo, sono 20 anni della mia vita che racconto, no? Valori che penso e non mi auguro che tanti giovani abbiano abbandonato questi valori e non li condividono addirittura. Capisco che ci sono anche quei giovani bravi, non voglio fare tutto di un erbo un fascio, però tantissimi sono colpiti più da un canale 5, dalla televisione, di un programmino stupido così, che ti fa vedere delle cose fasulle, no? Che invece da veri ideali di sacrificio, ecco, questo è quello che mi ha spinto. E ha scoperto qualcosa che non sapeva nella cartella del personale? Come non si immaginava? Allora, mio papà ha avuto molto fiducia in me e ha cercato di istruirmi, non tanto dal vista dell'istruzione classica, no? Istruirmi per la vita, e mi ha raccontato tutto, anche nei particolari. Per esempio, quando si doveva fermare perché nevicava in bicicletta che veniva a casa dal lavoro e doveva pulire la neve che si fermava nei parapanghi per poter continuare al limite, no? E poi, soprattutto, lui aveva un ideale di sinistra. Era uno che, non so se poi sinistra, giustizia sociale e libertà per la gente di espressione, capito? In una parola sola fosse democrazia. E era uno di quelli che pensava già allora, perché è stato anche, come dire, gli hanno fatto una riunione a Reggio per poter andare deputato a Roma, no? Però insomma alla fine lui non ha accettato, perché anche nella parte sinistra la politica lui la trovava un po' non pulitina del tutto. E allora
E allora è successo che è rimasto a casa, però a me ha insegnato i valori, i veri valori della vita, che sono quelli fondamentali, senza quelli non si può vivere e una società non può andare avanti. E purtroppo, se volesse dire anche l'ultimo mio pensiero, spero di sbagliarmi, ma l'Italia in questo momento non sta andando verso un benessere morale, anzi addirittura il contrario. E delle volte mi viene in mente quando l'impero romano è caduto perché i giovani che erano arrivati avevano trovato il piatto fatto, non avevano più voglia di sacrificarsi, e quindi bastava che arrivasse un longobardo qualunque che li conquistava. E questo non vorrei che succedesse anche noi italiani secoli dopo, che verremmo comperati, tra virgolette, o dai cinesi o da qualcun altro. Chiaro, molto chiaro. Grazie. Prego. Grazie mille. Siamo...